La storia del basket italiano, corsi e ricorsi storici e di storia stasera ce n'è veramente tanta. Che ci fa Reggio Calabria, Roberto Brunamonti? Primo per stare con degli amici e secondo per festeggiare la Viola che compie 50 anni ed è una società dove io non ho giocato, però ho avuto sempre del gran rispetto e ho sempre ammirato il modo con cui hanno fatto pallacanestro e il giudice Viola aveva costruito questa squadra. Non ultimo il modello Modena, che credo era ai tempi un fiore all'occhiello e tuttora è una struttura meravigliosa per fare attività sportiva. Una squadra come la Viola ha sempre sognato un playmaker come Roberto Brunamonti, però dobbiamo dire che non ci possiamo lamentare. Abbiamo avuto playmaker del calibro di Massimo Bianchi, Sandro Santoro, Alejandro Montecchi e non solo. Chi è a suo avviso il migliore playmaker della storia della Viola Reggio Calabria, di questi 50 anni di storia gloriosa? Allora, di quelli che ho visto io, indubbiamente è difficile poter dire, perché la squadra ha sfiorato veramente lo scudetto e forse meritatamente doveva andare in finale. Quindi mi fai una domanda difficile, perché in quel ruolo ci sono stati veramente giocatori straordinari e prima, mentre parlavamo, si mangiava, ho proprio capito l'importanza che aveva il nucleo, la squadra, il fatto di stare insieme a distanza non so di quanti anni, ricordano cose perfettamente e si vede che hanno il piacere di stare insieme. Quindi, al di là del fatto del playmaker, la guardia o il pivot, chi veniva a giocare qui sentiva fortemente il senso di appartenenza. Era il 1993 e la Viola, dopo quel clamoroso canestro non convalidato a Dean Garrett contro il Benetton di Treviso, disputò per volere della Knorr Bologna una finalina, una finale simbolica per quella che probabilmente doveva essere la vera finale scudetto. Se la ricorda quella partita? Certo che me la ricordo, e la mia società fece molto molto bene a invitare la Viola per fare quella partita. Oltretutto il palazzo era stracolmo di persone. È chiaro che la Viola non dava e non ridava quello che gli spettava, però Bologna fece un bel passo per riconoscerglielo. Come sta il basket italiano? Il basket italiano in questo momento sta cercando di uscire fuori da un momento buio, non solo da un punto di vista tecnico, quello credo che penso che se ne verrà fuori, soprattutto da un punto di vista economico. Lo sport, quindi il basket, non può certo vivere al di fuori delle problematiche che stiamo passando da un punto di vista economico, la nazione, il paese. Quindi è chiaro che mentre prima eravamo la nazione che importava i giocatori stranieri migliori, ora stiamo diventando la nazione che fa venire un ragazzo esordiente e poi magari un'altra nazione lo prende perché ha giocato bene qui. Quindi, però credo che questo sia, come tutti i momenti, un momento di transizione e sono convinto che passerà. A proposito di grandi annate degli anni 80 e 90, sono passati americani che hanno del clamoroso, che dicevano la loro anche nel basket NBA. Chi era il più forte? Bob McAdoo, Sugar Ray Richardson, come talento? Ma guarda, come talento mi verrebbe da dire Ginobili, nel senso che è un giocatore che è venuto qui, ovviamente voi lo sapete bene, uno sconosciuto. E Ginobili è arrivato ad essere un giocatore che ha vinto ovunque ha giocato, in qualsiasi nazione e in qualsiasi competizione. Quindi sì, i nomi che tu hai fatto loro avevano già fatto ed erano stati delle grandi stelle là e sono stati stelle qui. Ginobili è stato un giocatore che qui si è costruito una straordinaria carriera cestistica per poi andare a vincere
dovunque, e credo che sia un po' l'emblema della Viola di quegli anni, che riusciva a prendere giocatori. Qui ce n'è uno che è Sconocchini, che ha fatto la stessa identica carriera, che riusciva a prendere degli sconosciuti e ne creava dei giocatori straordinari. Ecco, Ginobili credo che sia per me il giocatore che tuttora rappresenta il meglio del meglio che c'è stato in Italia. Grazie mille. Prego.